Buongiorno, bentornati a Uno Mattina Estate. Sì, lo so, è un po' difficile dormire. Sul banco degli imputati non c'è solo il caldo, ma anche quel locale sotto casa che tu hai comprato con tanto amore che fa casino fino alle 3, alle 4 del mattino e non c'è niente da fare. La movida, ma la notte no, ma la movida anche. Vittorio Introcaso, Bologna. L'igiene, il chiasso, la promiscuità esagerata. Chi abita qui non si riesce a dormire, ad avere una vita normale, regolare, è sempre più esagerata. A me mi fate il c***o perché non mi sono sentita male. Loro vendono le bottiglie in vetro dopo le 11 di nascosto e non gli fate un c***o. Non si può più girare in modo sereno, tranquillo. Ci vorrebbe più, diciamo, educazione da parte che si diverte. Magari alle 3 di notte, se eviti di urlare a squarciagola, ti sei comunque divertito uguale, no? Non c'è bisogno di spaccare una bottiglia e lasciare i cocci per terra. Ci sono i bidoni a 10 metri, se non urini sul palazzo dove abita la gente, nessuno poi ti rompe le scatole, è un po' quello il concetto. Siamo street tutor, siamo qui a controllare appunto il flusso della gente e se succede qualcosa dobbiamo avvisare polizia. Qui è un macello, baby gang, spaccio. Continua a spacciare pure se ci siete voi? Sì, alla luce del sole, tranquilli, ma lo sai. Sono anche minorenni ubriachi? Ragazzi, ragazze, baby gang che rubano le scarpe a qualche ragazzino. L'alcol in serata c'è sempre, non è perché è Bologna, perché è Piazza Aldrovandi. Dappertutto si beve. Nei bar c'è sempre fila. Sì, è vero. Però merita. Perché? Ma non è che ne so. Costa poco. Costa poco. Se non si beve non si fa serata. Puoi anche rimanere senza, però divertiti comunque. Oltre qui, alcol, qualcuno che si fuma qualche spinello, non succede nulla. Poco. Ma a te c'è una sigaretta invece? Aldrovandi è ormai sempre così, capito? Cioè ormai vedi adesso che sono tutti tranquilli, poi da una certa parte una rissa da, così, da, dal nulla. E un sacco di soldi è costato per rifare l'ospedale, scuole. Quando si esagera con l'alcol, le risse giusto, partono. C'è gente che fa casino. C'è gente che beve senza motivo, lo so. Ha contribuito però. A me la tequila mi fanno andare. Vecchio, abbiamo avuto tre di quelle. Io ho bevuto anche un... Io due vodka liscia, ma non passato. Un vodka liscia e 9 bicchieri di birra. Allora, Claudio Camarca è uno degli ospiti assieme a Paolo Conti che ha sul Corriere della Sera una rubrica sui malcostumi imperanti della città. E Claudio Camarca invece è un regista che ha fatto delle docuserie sulla movida o sulla mala movida. È un problema solo di Bologna, di un quartiere di Bologna o anche altre città hanno questo problema? È un problema nazionale, è un problema di tutte le città italiane. La cosa che a me ha colpito di Bologna è che non se ne parla spesso e che è stata la più grossa piazza di spaccio a cielo aperto che abbia mai visto in tutta la mia vita. Quindi noi abbiamo raccontato almeno 2000 ragazzi che sniffavano cocaina alle 11:30 seduti sulle scale del teatro comunale, sul cellulare. E la cosa che non dobbiamo dimenticare è che tutto quello che abbiamo visto noi è tutto illegale. Perché farsi le canne, cocaina, alcol ai minorenni, è tutta una roba illegale. È come se in qualche modo sia diventato lecito vivere in questo modo. Ma chi è che ha sdoganato questa illegalità? Forse anche non so, i mezzi di comunicazione che mostrano certi comportamenti e in quanto tali, mostrandoli, fanno venire voglia di emulare? Sicuramente anche i mezzi di comunicazione, sicuramente anche il fatto che, come dicevamo poc'anzi, se tu li riprendi, loro chiamano a casa e i genitori riprendono a te che l'hai fermati. Questo è ancora un altro discorso. Paolo Conti. Quante me ne leggo sul Corriere di lamentele di persone che scrivono, di residenti che sembra che ormai non abbiano più alcun diritto se non quello di soffrire, perché uno deve comprare una casa ed essere sicuro che non abbia un locale sotto, perché se no sei finito. Guarda, noi riceviamo una quantità di lettere su Roma, io parlo di Roma perché è un caso veramente straordinario per l'intera collettività italiana, di interi quartieri, ovviamente Trastevere per primo,
ma anche ampie parti del centro storico. Io ricevo continuamente segnalazioni di Ponte Sisto, un ponte del 500-450, trasformato in una discoteca all'aperto alle 3 del mattino, con una musica intollerabile e con gli abitanti che perdono il diritto alla tranquillità, al sonno, ai rapporti familiari. Non a caso la Cassazione a giugno ha detto ai comuni: cari comuni, guardate, o voi vigilate sul diritto degli abitanti a dormire, a vivere normalmente, oppure pagate i danni. E questa è una sentenza che influirà molto. Però la sensazione è che molte città, Bologna, Roma, si siano arrese all'illegalità e ai diritti calpestati. Guarda, qua c'è un problema, parlo di Roma naturalmente. A Roma purtroppo si agisce con un vecchio sistema che sono i blitz improvvisi che durano una notte. Allora, per una notte arriva una quantità sterminata di polizia, carabinieri, il controllo di tutte le strade, eccetera, e poi il giorno dopo e nelle giornate successive, nelle settimane successive, nulla. Allora, è chiaro che qua il cosiddetto controllo del territorio, vecchia storia che ci insegnavano quando eravamo giovani cronisti, si fa con un lavoro costante e distribuito nel tempo. I cosiddetti pattuglioni di quando eravamo giovani cronisti non servono a nulla. Sono azioni dimostrative, ma non cambiano il controllo del territorio. Poi magari quando ci sono dei locali rumorosi vengono i controlli, ma quella sera stranamente il volume è basso. Vai a sapere perché. Vai a sapere perché. Allora, abbiamo visto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni, però poi viene tutto quanto aggirato. Allora, che senso ha? Assolutamente. La domanda da farsi è per quale motivo bisogna accettare la normalità di generazioni intere che dalle 19:30 al mattino praticamente, ormai il fine settimana lo passano ubriacandosi e drogandosi. Questa è la domanda da 100 punti, perché è vero quello che dice Paolo, cioè i pattuglioni servono a poco, ma dopodiché non è un problema delle forze dell'ordine, è un problema sociale, un problema culturale. Allora, se ci fossero le forze dell'ordine che ogni sera si mettono lì di punta e sanzionano, va a vedere che prima o poi passa, però giustamente sociale. Quanti anni ha lei, Camarca? 63. 63. Io 59. Io 69, ne ho qualcuno. Ai tempi nostri, ormai possiamo dire siamo diversamente giovani, non c'era il gusto dello sballo per poi stare male, perché se bevi e ti ubriachi stai male. Perché diventavo lecito adesso? No, ma lascia stare, perché la gente ha voglia di sballarsi per poi stare male? Questo vorrei capire, visto che si parla di problema sociale. Che è cambiato? Che è saltato? Beh, sicuramente una delle cose che è saltata è il fatto che se io a 20 anni fossi stato fermato dalle forze dell'ordine, la paura mia non era il poliziotto, il carabiniere, l'uniforme, ma era papà. Io ho lavorato molto anche su Roma, ovviamente, e a Ponte Milvio, zona abbastanza calda, quando tu fermi i ragazzini, quelli chiamano casa, loro chiamano casa, e il papà gli manda l'avvocato. Quindi forse questa è la percezione che è cambiata, la percezione dell'illegalità. Noi dobbiamo ricordarci una vecchia massima, se mi posso permettere: ogni canna, ogni spinello equivale a un bossolo che tu regali ai narcotrafficanti. Questo diceva Paolo Borsellino e questa è la verità. Cioè, tutti questi comportamenti sono fortemente illegali, fortemente illeciti. L'offerta c'è perché c'è la domanda. E questi ventenni, qua ma abbiamo una foto. C'è sempre stata la domanda? Non a questo quindi livello. Deve essere cambiato qualcosa. Allora, Roberto Montesano, Associazione Abitanti Centro Storico, ha i capelli bianchi e probabilmente si capisce anche il perché non riesce. Sono nella media, anzi leggermente sopra la media, 68 anni. Senta, come si sopravvive? In che zona abita? Senza dare l'indirizzo, perché sennò poi potrebbe avere problemi di incolumità. Vabbè, diciamo che sono fra Monti di Squilino. Ora, io ho la fortuna di abitare una strada abbastanza grande, so un piano alto, ma sono fuggito da una strada che in 100 metri quadri aveva tipo 15 esercizi pubblici. Allora io protestai a suo tempo, interessai questura, prefettura, assessorato al commercio, assessorato alla sanità, eccetera. Vabbè, sono tutti quelli che c'erano da avvisare. E il risultato? Esatto, e quindi alla fine diciamo che in una settimana ottenni 3-4 controlli con varie multe, insomma, gli esercenti mi rigarono la macchina, dove cambiare,
però insomma diciamo alla fine si calmarono un poco. Poi esasperato cambiai casa e i condomini dissero: oh, peccato che te ne sei andato, quando sei andato tu è tornato tutto come prima. E dico: però scusate, se voi protestate alla fine qualche cosa ottenete. Però... E noi come associazione abitanti centro storico, io rappresento qui Viviana Di Capua, che lei insomma diciamo la... Certo. La guida, Pontesano, chiedo scusa, ho poco tempo e molte domande. Allora, Pontesano sì. ha dovuto cambiare casa certo. e c'è stato un danno economico. I commercianti fanno il loro lavoro, sono esercenti pubblici, ma perché da un po' di tempo a questa parte la convivenza è impossibile? Una volta c'era l'educazione, si chiudeva a una certa ora, poi tutti quanti a casa. Che è cambiato? Guarda, la risposta è complicatissima, abbiamo poco tempo. Provaci. Io credo che ci sia un problema di realtà virtuale che attraversa la testa delle nuove generazioni. Quando la realtà virtuale non ti dà più né il senso del limite, né la conseguenza di quello che tu fai, né l'idea della legalità del gesto, diceva Camarca, di quello che tu compi, è chiaro che anche il rapporto con lo spazio pubblico cambia. E purtroppo non tutti gli esercenti sono delle persone che guardano bene l'età dei ragazzi e delle ragazze a cui vendere gli alcolici. Bravo. E non ci sono tutti gli esercenti che a un certo punto dicono: ah, sono le 23:30, abbassate il livello della musica. E questa cosa qua influisce sulla vita dei ragazzi e delle ragazze e soprattutto anche sull'economia di una parte della città. Perché, tu l'hai detto, uno vende casa... Se ne va, sono intere parti di grandi città italiane che cambiano la propria economia, il valore delle case, i rapporti sociali, tutto quello che sappiamo. Nel 2020 a Monza la prefettura fece ricorso all'esercito con 35 soldati dislocati. Ti rendi conto? Cioè, allora vuol dire che c'è un problema di forze d'ordine insufficienti, non lo so. Qualcosa c'è di questo tipo. Come se ne esce? Guarda, magari lo sapessimo. Il problema è che, io insisto, secondo me un controllo più continuativo, efficace, non repressivo stupidamente, ma anche dialogante con i ragazzi, potrebbe essere una buona soluzione. Però, insomma, se le regole ci sono, bravo, è giusto che vengano rispettate. Ma infatti non è così difficile uscirne, cioè, bisogna che ci sia una volontà di farlo. Cioè, se tu i locali li chiudi alle 11:30, se l'alcol non lo dai più dalle 11 in avanti, e non hai quei strani market che invece sono aperti tutta la notte. Quindi a Roma c'è adesso un'ordinanza che lo vieta, tra venerdì, sabato e domenica non possono più vendere certo. alcolici dalle 22 all'alba. Però è purtroppo poco, perché la vera azione sta in certi locali, ma lo sappiamo perfettamente. Scusate, anch'io ho le mie regole. Certo. Devo chiudere perché c'ho Marocchi, ma poi torno. Grazie. Grazie anche a Pontesano, se vuole venire a dormire da me... Un posto glielo trovo. Buone cose. Grazie.